o non è il disco più bello della storia della musica? È il nuovo disco show della settimana! Yeah! E anche a Pasqua le notizie strane dal mondo, il TG di Carletto! Yes! Prima notizia è su tutti i giornali: incinta dei gemelli di un'altra. Roma, clamoroso scambio di embrioni tra coppie all'ospedale Pertini, dove una donna è rimasta incinta di due gemelli di un'altra dopo un trattamento di fecondazione assistita. Lo scambio è avvenuto lo scorso 4 dicembre, quando quattro coppie si sono sottoposte al medesimo trattamento, ma nonostante i molti test svolti prima della procedura, qualcosa è andato storto e gli embrioni da impiantare sono stati scambiati, con il risultato che adesso una delle quattro donne è incinta al quarto mese di due gemelli con il profilo genetico di un'altra coppia. E bello o brutto è che l'ha scoperto al terzo mese. Delle quattro coppie ancora altre due sono effettivamente a rischio. E allora, 4x4 più due gemelli di resto, insomma, una figura proprio. Dove arriveremo? Seconda notizia, meno grave: due zebre fuggono dal circo. Correggio, scappate dal circo d'Arix Togni, sono state recuperate in un vigneto a 5 km di distanza le due zebre con la voglia di evadere. A dare l'allarme era stato lo stesso personale del circo, che si era subito messo all'inseguimento degli animali zebrati. Fuga finita in un vigneto recintato, dove gli inseguitori hanno realizzato delle transenne, con delle transenne un percorso obbligatorio che ha condotto gli animali nuovamente sul furgone. Chissà se è stata una fuitina d'amore o solo desiderio di libertà. Chi lo sa, chi lo sa. Bimbo si perde durante una gita, ritrovato dopo una notte nel bosco. Zomeggie di Cadore, provincia di Belluno. È finita così la lunga notte di un bimbo di 8 anni sparito durante una gita con la parrocchia all'eremo dei Romiti. Al momento del rientro la comitiva di ragazzini e parenti aveva iniziato a scendere a scaglioni. Il piccolo era stato visto l'ultima volta da una bimba proprio sotto l'eremo, poi più nulla. A trovarlo dopo una notte nella strada che porta a Lorenzago, gli uomini della forestale. L'ometto con la felpa blu e bianca e lo sguardo spaventato. Tutto è bene quel che finisce bene. Cosa lo abbia allontanato non si sa. Forse non gradiva la gita, Altra notizia: primo sì al referendum sulle case chiuse. Venezia, la proposta di un referendum abrogativo della legge Merlin avanzata dalla Lega Nord ha visto il primo sì con l'approvazione del progetto in commissione sanità del Consiglio regionale Veneto. L'obiettivo è regolarizzare la prostituzione, riaprendo così le case chiuse. A favore Lega e centrodestra, contro il PD e la sinistra veneta. La decisione passa ora alla Commissione Affari Costituzionali. Chissà se è cosa buona e giusta. E ultima notizia, un po' di allegria, notizia pasquale, sì, creato il tappo più prezioso al mondo, 569 diamanti, urca, Vicenza, è stato progettato e realizzato il tappo per bottiglie di vino più prezioso al mondo. La creazione del valore di 40.000 euro nasce grazie all'azienda La Brenta, che da oltre 40 anni produce chiusure per il settore beverage e dalle mani dei gioiellieri Peroni e Parise, ebrai e gioiellieri. Il tappo è in oro e 569 diamanti, con un taglio da 7.30 carati e un peso di 250 grammi. Il monile da stappare è stato anche realizzato in argento e brillanti. Sì, ok, ma un tappo così, ma chi lo stappa? Intanto noi del Carletto Show brindiamo alla Pasqua di tutti voi, certo, ahimè, senza diamanti. Era questa l'ultima notizia pasquale con la C del TG di Carletto. Le news alla prossima settimana.